Attenzione, attenzione. Io ho parlato di quantum for quantum e di classico for quantum. Qual è la categoria in cui questi problemi cadono? È la seconda, è il classico for quantum. Io ho utilizzato un algoritmo classico per risolvere un problema. No, non sono sbagliato, perché dicevo machine learning. Oh, è nell'implementazione della massimizzazione stessa. Ho una funzione di 37 parametri. Quindi c'è qualcosa. Prego. Provi a massimizzare a determinare un massimo assoluto di quella funzione, di una funzione di 37 parametri, senza ricorrere ad una tecnica che in maniera sofisticata manipoli quei 37 parametri garantendole l'ottenimento della soluzione, il raggiungimento stabile della soluzione. Il metodo del gradiente è solo una scelta, attenzione, è solo un'implementazione. Il mio problema non è, lo scopo del gioco non è implementare il metodo del gradiente. Il metodo del gradiente era strumentale unicamente a questo caso specifico di problema. In realtà il problema è utilizzare una tecnica che le garantisca il raggiungimento del valore che lei vuole di una figura di merito in un tempo che non sia geologico e senza finire in un estremo locale. Cosa fa lo stochastic gradient descent? Che fa il gradient descent, ma shakerà la sua funzione in maniera assolutamente random, in modo tale da evitarle la possibilità che le finisca in un minimo locale, o in un massimo locale. Il mio algoritmo di machine learning imparerà quali sono i valori dei parametri utilizzando come training dataset gli stati di ingresso che io ho campionato in modo random. Lui sono lì. Il mio training set sono i dati, sono gli stati di ingresso al mio sono le psi K che utilizzo. Ogni parametro del risultato finale del mio processo di computazione è stato determinato utilizzando, credo, una cosa come 10 alla quarta ogni volta, se non di più, 10 alla quarta stati di ingresso differenti. Quello è il mio training set, quello è il mio training set. Calcolo la fedeltà per ogni dato di ingresso, per ogni stato iniziale, faccio il gradiente cambiando i parametri in modo tale da ottenere la fedeltà. Determino un set di parametri, dopodiché dico parto da questo set di parametri, utilizzo un nuovo stato di ingresso, ricalcolo, ottengo uno, sì o no, e aggiusto, pom. Possiamo discutere l'algoritmo insieme, ma il mio training set è il mio set di dati. C'era un'altra domanda? Se non di più risultati che addirittura hanno uno per l'appunto di fedeltà, ma
ma esistono risultati teorici a priori che garantiscano l'esistenza e eventualmente l'unicità della soluzione? Assolutamente, non che io sia non per quel che ne so, non stento a credere che vi siano dei casi semplici in cui la parte inverse di value problem possa essere risolto, non voglio dire a mano, ma quasi, ma questi non sono, perché per quel che ne so io non c'è alcun risultato generale, analitico. C'è un criterio tra le tante soluzioni per scegliere, o di volta in volta uno si orienta? No, in realtà il menù è più ampio, della fame che avevo. Cioè, noi infatti eravamo particolarmente sorpresi che la macchina non ci desse più di una soluzione, più di un set di parametri disponibili. Questa è evidenza dal mio punto di vista, è evidenza della complessità del problema, del fatto che la funzione, il manifold di soluzioni, quindi la forma della funzione fedeltà, è complicata. E sebbene sia, è ovviamente complicata, sebbene sia così complicata, l'algoritmo è in grado di identificare i massimi assoluti, i vari massimi assoluti, con buona accuratezza. La scelta dei set di parametri, credo, viene dettata unicamente da ragioni pratiche. Quale esperimento poi lei è interessato a realizzare determina quali valori lei è in grado di vedere. Quelli sono reti di accoppiamento. Quindi probabilmente alcuni di quei parametri, non so, nella curva verde, nel segmento verde, alcuni di quei parametri saranno troppo grandi per essere implementati sperimentalmente in un setup di ogni trappola o di atomi neutri, altri, quelli del segmento arancione, sono più accettabili, allora quella è la mia soluzione. Non so se ho risposto così. Esattamente. Che domande che avete trovato? Sempre relativamente alla ridondanza di soluzioni che si trovano, non implica in qualche modo una ridondanza sul numero di parametri a cui viene ridotto, che erano, se non sbaglio, 12 o 13, e quindi una pochezza di condizioni che erano state poste all'inizio, che erano solo 3. È possibile. Non ho ragione per escludere la possibilità che il numero di input che abbiamo settato, che abbiamo imposto sul problema, non sia troppo scarso. È possibile che, costringendo ulteriormente il problema, il numero di soluzioni possibili diventa. Non ho ragione, non che io abbia. Ho una curiosità e una domanda. La curiosità è: gli esempi che ho fatto vedere sono scoperte o riscoperte? Sono scoperte. Abbiamo esplorato la letteratura da capo a piedi. Ci sono i casi di lavori che portano la sintesi di game di altri qubit attraverso editoriali dipendenti al tempo e tecniche di controllo basate su editoriale a due. Ma sono stato estremamente attento a specificare che non è quello che vogliamo. Cioè, quel che è stato fatto in letteratura è stato fornire un algoritmo in cui l'interazione 1 viene accesa e spenta per un po' di tempo, e poi quell'istante di tempo è esattamente l'istante di tempo in cui poi uno deve accendere l'interazione 2, poi c'è l'interazione 3 e così via, in una maniera, si dice, che time gated, controllata nel tempo, e la forma degli impulsi che accendono e spengono ogni interazione è specifica e determinata attraverso tecniche di ottimamento. Non è quello che noi facciamo, nessuna delle mie interazioni è dipendente dal tempo. È un'interazione indipendente dal tempo, consistente unicamente da un set di condizioni di operazioni che io dico sono. Non è una riscoperta, è letteralmente la fornitura abbiamo prodotto una nuova decomposizione di una gate che viene conosciuta basata su restrizioni diverse. E invece la domanda era questa.
sembra di capire che le tre condizioni sono condizioni di convenienza. E quindi sono condizioni che quando funzionano, funzionano. Quando non funzionano è possibile che trascurino qualcosa, quindi no, i limiti del metodo sono noti. È un'ottima domanda, mi si lega un po' alla domanda precedente. Se le tre condizioni siano sufficienti o no, non lo so. E se non siano sempre ulteriori le condizioni che dovrei porre per migliorare la performance del protocollo, è ben possibile. Non sono condizioni di convenienza, sono condizioni imposte dalla matematica del problema. In realtà io quel che voglio è la sintesi, quindi è la realizzazione di una G unitaria attraverso l'esponenziazione di una determinata. Quelle condizioni sono condizioni. Stare fuori da quella stanza. Il momento in cui non sto forzandoli al mare, mi vengono fuori dall'analitica, non dalla parte analitica del problema. E non sono condizioni di convenienza, il momento in cui le condizioni tanto buona quanto sono pronto a accettare, ma realizzerò una trasformazione, posso non escludere mancato quel film di quelle trasformazioni, di quelle condizioni, non implica la mia incapacità di approssimare la trasformazione stessa, tanto bene quanto io voglio. Noi abbiamo settato letteralmente un constraint estremamente forte, fedeltà 1 a meno della precisione. Devo scegliere punto 9, devo scegliere punto 9,9 senza preoccuparmi di soddisfare quelle condizioni. Ogni volta che quelle condizioni sono soddisfatte, so che la sintesi della gate sarà perfetta. Ogni volta che quelle condizioni non sono soddisfacenti, questo non implica che io non riesca a realizzare un'approssimazione della mia G che sia, buona abbastanza. E quanto buona è, dipende dal problema che devo interessare a realizzare. Per fottere la quantum computing ho bisogno di 5,9 dopo la mia virgola. Potrebbe essere abbastanza, noi avevamo una cosa come 16,9 dopo la virgola. Perché eravamo tanto. E questa è la ragione per cui che l'algoritmo doveva girare per cui si chiamava il mondo. E hanno una gran parte. Grazie. La domanda forse è scema. Scalare in alto? Sì, nel numero di più. No, nelle interazioni. Cioè, abbiamo parlato di gate design. Si può parlare di algorithm design? Ogni algoritmo è... Ma tramite unsupervised? Sì, okay. Ogni algoritmo, ogni problema di computazione quantistica è riconducibile ad un'unitaria. A meno che tu non aggiunga nel tuo circuito misure, no, nel quel caso ho bisogno di una mappa, ma possiamo realizzare anche mappe aperte, quindi non necessariamente trasformazioni unitarie,